Ciao raga, com'è? Tutto bene? Oggi ho intenzione di far digerire il mio mignolo da una pianta carnivora. Queste piante carnivore si chiamano Dionea e quando Darwin le vide disse che erano le piante più spettacolari del mondo. Ed effettivamente è così. Praticamente hanno dei sensori al loro interno. Ora uso questa GoPro che così li vedete meglio. Praticamente hanno dei sensori all'interno che appena vengono stimolati la pianta si stringe creando una trappola tramite i denti e rimane intrappolato l'insetto. Solo che io mi sono chiesto, ma cosa succede all'essere umano? Perché praticamente l'apparato digerente che hanno è quasi identico a quello dell'essere umano, ok? Perché nel momento in cui la foglia va a stringersi, inizia a far fuori uscire dei liquidi digestivi. E quindi secondo me era un esperimento interessante da fare e praticamente ho intenzione di tenere il mio mignolo all'interno della pianta per diverse ore e poi vedremo che cosa accadrà. È un esperimento. Sei fuori, non l'avrei mai fatto. Metti caso che ti escono delle bolle, come fai? Sicuramente mi usciranno delle bolle. Ok, la bocca che ho scelto è questa perché mi è comoda per rimanere qui diverse ore. 3, 2, 1. Oh cavolo, sei stretto! Raga, sta stringendo tantissimo! È incredibile! E questa sarà contenta, Starà dicendo, guarda che insetto gigante che ho preso! E invece è un dio! Povera illusa! Sto male, raga, ma perché le idee più strane vengono in mente a me? E quindi? Basta! E quindi io ti lascio qua, ciao! Allora devo stare qua e man mano vi descriverò la sensazione che il mio dito sta provando. Praticamente queste piante sanno contare fino a 5. Perché appena sfiori il sensore una volta, non si chiude. Perché potrebbe essere del vento, della pioggia, dell'acqua. Se lo tocchi una seconda volta, si chiude. E prima di iniziare a digerire, conta fino a 3. Quindi in totale sono 5 secondi. E sta pianta ragiona per 5 secondi per volta. Inizio a sentire qualcosa. Sembra che si stia muovendo sempre di più. Come è strana. Si muove? Sì. Sembra che si stia muovendo sempre di più. Guarda com'è stretto. Cacchio, sta stringendo. Se muovo di più si stringe. Se questa idea vi sta piacendo, raga, lasciate like e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati ogni volta che esco con un video. Guarda che si sta sigillando sempre di più. Si è stretta tantissimo. Ma non sei curioso di vedere com'è? Io non rimarrei subito per guardare, io sono così. No, perché voglio far scattare i suoi liquidi digestivi. Dopo quanto? In teoria sono già scattati. Però è incredibile che una pianta faccia una cosa del genere. Se è una persona. È intelligente. E ciò significa che tutte le piante alla fine sono intelligenti. Siamo noi che ci divertiamo a rovinare il pianeta. Sì, veramente. Guarda, ha stretto, ora ha stretto a più non posso. Ha iniziato a far uscire il liquido, è diventato tutto molto più vischioso all'interno. Luca, ma cosa stai facendo? Mamma, sto facendo un esperimento, sto cercando di farmi digerire dalla pianta. Oh madonna, non è che sei indigesto? Ah, quello poco ma sicuro. No, la mia paura è non trovarmi più il dito, perché ha gli stessi succhi gastrici quasi dell'essere umano. Occhio, ma quanto tempo devi rimanere lì così? Ma in realtà la pianta digerisce in 10 giorni. Ora vabbè, il mio è un esperimento, non starò qui 10 giorni con me. Mi è già bastata la live non stop. Ah ecco. Starò qui 3 ore, dai. Che sono comunque tante. Hai idee da vendere, potresti venderle le tue idee, guadagneresti un mucchio di soldi. È vero? C'è già qualcuno che ci ha provato a provare a comprarmele. Ma sì? Beh sì, però sai cos'è, le idee migliori me le tengo io e quindi... Vabbè certo, ci mancherebbe. Quale dovrebbe essere il risultato? Cioè, tu dove vuoi arrivare? Niente, voglio vedere se è in grado anche di intaccare la pelle umana. Ah, vuoi vedere magari se c'è qualche lesione? Sì, voglio vedere che cosa se accade. Se bolla. Sì. Solo che ora è diventata bella viscida all'interno, perché secondo me ha già fatto uscire i succhi gastrici. In nome della scienza, questo ed altro, mamma. Ah, guarda che ha iniziato a girare all'interno le foglie, vedi?
Guarda come si è già stretta tantissimo. Questo perché quando fa così stanno uscendo tutti i succhi gastrici e si stringe pienamente per non farli fuoriuscire nella pianta, che sennò la danneggia. In questo caso non si è chiusa perfettamente perché il mio dito è più grande di un insetto, ovviamente. Appena passata un'ora da quando ho messo il dito dentro alla pianta carnivora, è diventato molto più fresco all'interno, sento un leggero pizzichio, è tutto molto umido e la pianta sta stringendo sempre di più. Guardate, vi faccio vedere di qua. Praticamente si è praticamente stretta tantissimo, era enorme, ma ora sta pressando ancora di più e è strana la sensazione. Forse tu mi puoi aiutare a dirmi che cosa mi sta accadendo. Praticamente ho messo un dito dentro ad una pianta carnivora e sto cercando di farmi digerire da quella pianta. Cosa può accadermi? Non ho idea, ma che pianta carnivora è? La Dionea. Mai sentita neanche nominare. È quella con i denti che appena la sfiori si chiudono in, si chiude. Un video, era principalmente una passione personale, però ora ho il dito dentro e sento frizzare. Ma sarebbe divertente, per caso sarebbe anche utile per il video, però non saprei niente cosa succede. Ma che cavolo, io ho chiamato te apposta, che sei tutto. Ma io ti chiamo un botanico. Sì. No. Ah, ok, ho sbagliato. Stringe ancora, cioè non vuole mollare la preda, è incredibile. Ho perso la sensibilità del dito. Bene, andiamo avanti. Facciamo un'altra mezz'oretta e vediamo che cosa è accaduto al mio dito. Per ora lo sento un po' atrofizzato, leggermente freddo e pizzica un pochettino. Non è che me lo sta digerendo davvero. In più, ogni volta che mi muovo, questa stringe ancora di più. Ormai è diventato completamente buio. Vediamo che cosa succede. Allora, praticamente sento il mio dito sulla punta freddo. Si è arrossato e non sento più la sensibilità. Vado, levo. Dai. Com'è? Molle. Ma è bagnatissimo! Oh! Guardate! Da punto? Ti ha mangiato un pezzo? Che sembra che mi abbia mangiato un pezzo! Vediamo! Ma è duro? Ma Luca! No, è molto molle! Ma cos'è successo al mio dito, raga? È deformato! Ma non è che ti ha mangiato una carne proprio, mamma, è deformato! Oh mamma mia! Guarda, com'è possibile? Manco quando lo tieni dentro l'acqua è così tanto! Sai che cosa? Sembra proprio tipo un morso! Sì? C'è il segno tipo di un morso, com'è possibile? Perché senti che mi stava succhiando le parti di questa... Senti quanto è freddo! Sembra che è stato anche in acqua tantissimo tempo. Le altre dita non sono così fredde, è solo quello. No, incredibile. Veramente. Ma guarda il dito, mamma, sembra che è stato proprio sotto l'acqua. Cioè, dopo 3 ore. Ho fatto una cavolata, mi sa. No, ma poi è così pallidino quel dito, guarda in confronto agli altri. Guarda il mignolo, questo è il mignolo normale. E questo... Mi sembra anche gonfio comunque, guarda, mettili vicino. Ma non usatelo perché sento un odore strano, tra per l'altro. Per me è un po' gonfio. Sì, è gonfio, è vero, guardalo. Annusatelo e mamma, so di qualcosa. Sa, sì, di tipo erba bagnata. Ah. È vero, guarda che differenza. Il mio dito. Ah, ma è però è ancora sano. No, ma guarda la... Guarda che c'è il buco. C'è un buco in mezzo, guarda. Oh, la madonna. C'è una piantina così. Cioè, ti rendi conto? Guarda. C'è proprio un solco.
Sembra un morso proprio, ma un morso tenuto per ore e ore. Ma non è ancora tornato sulla pelle? No, è rimasta così. Cioè di solito con un morso dopo tot ritorna normale. Guardalo, è incredibile! Mamma mia. C'è proprio un buchino. Ma io non ci credo. E se mi rimane così? Perché ho fatto questo esperimento? Io rido. Bene. Ma secondo me ritorna al suo posto. Sì, ma ci vuole un po' di tempo, però. A parte che è congelato ed è tutto molliccio quel dito. Che freddo. Non è che... Ah no, funziona ancora. Non è che ti si stacca? io mi spaventerei così. Va bene. Quindi abbiamo capito tutti quanti che questo esperimento non è servito assolutamente a niente, quindi evitate di farlo anche voi a casa. Queste piante sono veramente pazzesche perché, cioè, guardate, appena le stimoli si chiudono, ok? Guarda qua che bella. Tipo, vediamo, una aperta. Questa. Guarda. Ok raga, questo esperimento è servito a capire che non serve assolutamente niente, quindi evitate di farlo anche voi a casa. Se vi è piaciuto questo video cliccate like e anche sulla campanella per rimanere aggiornati su tutte le prossime uscite. Ma intanto i video escono tutti i giorni. E noi raga ci vediamo domani con un nuovo video fuori di testa, ok? Ciao raga.